Stanno per iniziare i mondiali di calcio e Ravenna Web TV ha chiesto ai ravennati i loro pronostici. Secondo te qual è la squadra più forte di questi mondiali di calcio? Inghilterra, sì. È lei la vincitrice, cioè lei la potenziale vincitrice? Sì, per me sì. E perché? Perché c'è capello. Okay. Perché sa scegliere i giocatori e quella è la cosa migliore del mondo. Lippi, posso dire? Posso parlare? Allora, Lippi è stato uno di quelli che ha vinto il primo, adesso non la vince più, perché non ha preso i giocatori giusti. Secondo lei qual è la squadra più forte di questi mondiali? È l'Italia? No, l'Italia no? Perché no? Perché non c'ha i giocatori adatti. Non c'è il giocatore adatto. Speriamo che passerà qualche turno, però non si spera di arrivare alla fine. Che dopo, oddio, tutto può succedere. Secondo me, io penso che ci saranno circa 4 squadre che possono contendere per la Coppa, che sono Spagna, Inghilterra, Brasile e Argentina, bravo, sì. Questi 4 per me, io penso, hai capito? E le squadre africane? Squadra africana, possono arrivare ai quarti, sì, per me. Non siamo ancora in grado di arrivare a finale, mancano tante cose, esatto, sì. Mi fanno sembrare un anti-italiano. Per te qual è la squadra più forte di questi mondiali? La Spagna, però spero che l'Italia faccia un bel mondiale. Cioè, per me la favorita è la Spagna. Allora, per te qual è la squadra favorita di questi mondiali di calcio? Assolutamente il Brasile. Ah, te perché? Il Brasile è sempre stata la squadra sempre più favorita. Proprio la mamma del calcio mondiale. E la vedo con, anche se manca Pato, se manca Ronaldinho, è la favoritissima. Insieme all'Argentina e l'Spagna. Ma tu sei brasiliano? No, mi assomiglio, però sono africano, tunisino sono. E poi io tifiamo anche per l'Italia, anche se qualcuno ci è mancato per l'Italia. Cassano, Totti, Perrotta. Qualcuno ci è mancato, però l'Italia non va dimenticata. Arriverà forse in semifinali, quarti di finale e giocherà. La squadra favorita è l'Inghilterra per me e sarà una finale Inghilterra-Germania come nel 1966. L'Italia subito fuori. Una squadra impossibile e non arriviamo da nessuna parte. Sicuramente la Spagna. E capocannoniere? Capocannoniere direi Torres. Torres o Milito, se giochi chiaramente. Ok, e hai anche un'idea sul podio? Il podio, allora, Spagna, Inghilterra, ci mettiamo, dai, Argentina e Brasile. E volete sapere il pronostico della redazione di Ravenna Web TV? Finale Spagna-Inghilterra. Vincerà la Spagna, capocannoniere Fernando Torres, terza classificato il Brasile e quarto l'Argentina di Messi.